Anche a Tite facciamo gli auguri! Ma che bravi, che bravi! Serenata in controtempo dedicata a te. Serenata senza neanche una parola inglese. Senza notti chiare, senza luna, il mare blu. Senza foglia di un balcone, senza neanche un'emozione. Serenata senza te, che serenata è. Che dirai, solo pane caldo della vita, mi dirai che non sai più di quanto sei partita, ma se chiudo gli occhi un attimo, sento sulla pelle un brivido che mi va di rimanere. Direi che potete cominciare anche a prendere qualche musica. Potete cominciare. Dobbiamo dire qualcosa. Tanti auguri, 80 ben portati. Auguri! Auguri Bano! E per Vanuti Pip Ura! I Pip Ura! I Pip Pip Ura! Benissimo. Allora c'è una canzone che lo riguarda, e io l'ho pescata così qua. Così facciamo anche il cofre, eh? Vedete lì nell'angolo lì, guardate là. L'angolo. La sedia è l'ideale, perché è molto stanco e vuole riposare. È una canzone che le riguarda, eh? È giusta la poltrona, per chi vuol far salotto e chiacchierare. Stare all'aria aperta e dondolare, fantastico il divano per starvi sdraiati davanti alla TV, tutti insieme per Vanuti, il materasso.
Da loro. Ci danno le vino ma di Ponto di città.
lungo attraverso ieri di piatto. Di uno bando attraverso ieri di piatto. Sulla strepe, sulla strepe, sulla strepe, sulla strepe, così pulito, e ti ha dato a me un gioia che dà. Oh, my God.
silenzio adesso, grazie. Silenzio. Silenzio. Più silenzio ancora. Laura. Ecco, ecco. Bene. Se non riesco, scusi cognata, può venire ad aiutarmi a aprire la sua fantastica pergamena, che è un po' rigida. Allora, questo Vanutto intanto ti deve rendere onore, sei tu il festeggiato, quindi partiamo. Bello Nurka, lei ha si Allora, era un felice e gelido lunedì quando il 25 gennaio del 1943 Vanut urlò al mondo intero Bundi, i soi a chi? Nato prematuro, perché già stufo di stare nella pancia, non immaginiamo di quanto era il suo peso dopo la prima pesata sulla bilancia. Era talmente piccolo che le forbici da sarta erano il riferimento della sua lunghezza. Un chilo e mezzo. Arrivavi alla un chilo e mezzo. Un chilo sì. E per il freddo subito mamma Hilda nel cotone l'aveva avvolto con tutta l'accuratezza. La comari di Timawa appena nato disse: Hilda, non stacco viergelo che tanto al mur di stes. C'è di Hilda. Intanto lo cuvierge che dopo al mur chi al dudve. Lungo 25 centimetri stava esattamente disteso dentro lo zoccolo di legno. E intanto in cuor suo pensava: la vita mi piace troppo, io resto qui, non mi rassegno. E così mamma Hilda e papà Donato, quasi sorpresi, vedevano che il bambino cresceva molto orgoglioso dei loro sudori ben spesi. Possiamo svelarvi che aveva solo un problemino e che non si poteva risolvere senza pannolino. La pipì non riusciva a gestire. E allora mamma Hilda, con un suggerimento della comari, decise di intervenire. Fagli mangiare una surice cotta in padella. E vedrai che il problema subito si cancella. Dopo tant'anni, tu sei si chiamò chi, Vanut? Grazie a che surice, eh? Sì, per coppia sorrisa! Di sì, che? Sì, per coppia sorrisa! Sì, per coppia sorrisa! Vanut mangia la sorrisa senza saperlo, ma il risultato stenta ad ottenerlo. Cioè, il risultato è arrivato. Nonostante la nascita prematura, il ragazzo cresceva senza nessuna paura. In quel tempo, mamma Hilda, in cambio di un po' di zucchero, cuciva i vestiti per i russi. E di pidocchi annidati se ne vedevano a flussi. Ma Vanut era completamente refrattario e contro quelle bestioline era un vero temerario. Arriva così sano sano l'età delle scuole elementari. Ma noi pensiamo che anche se ancora piccolo iniziava già all'epoca a pensare a nuovi campionari e tecnologici binari. Ci racconta di aver avuto una bella esperienza nei confronti della scuola alberghiera. A 18 anni, ad Arta, all'Hotel Savoia, inizia la sua attività di cameriere giornaliera. Severe? Un anno di lavoro all'albergo Marconi e ogni tanto su chiamata alla posta quando c'erano i matrimoni. Dalle foto che abbiamo risulta che all'epoca la taglia dei suoi pantaloni fosse perfetta. Era fin troppo magro, dice ora, quando si guarda la pancetta. Avrebbe voluto dopo i 18 anni partire per andare ad imparare il tedesco in Germania, ma alla fine di continuare l'attività di famiglia aveva già una bella smania. È così che a Paluzza in via Roma numero 34 si vive tutti insieme in una famiglia copiosa. Vanut, Iva, Hilda e Donato in negozio, Bano, pittore e nonna Bella sulle faccende di casa responsabile e laboriosa.
Quando possibile si pranzava e si cenava tutti insieme, seduti accanto al tavolo rotondo della cucina. E il piatto preferito di Banut era la minestrina. E io non ero. Sono da tavole. Già da tavole. Possibilmente minestra di brodo. Ma chissà se era il modo per mantenersi magro come un chiodo. Forse doveva fare colpo su qualche bella donzella. Sappiamo che alla posta lavorava una bella brunella. La famosa scommessa l'hai vinta tu, Banut caro. Sempre prendo E non potevi trovare di meglio una moglie come Lala, direi che è stata per te un grande faro. Santa subito. Diciamo che più che una scommessa hai vinto la lotteria. Lola è una pietra preziosa che non troveresti in una qualsiasi gioielleria. Bacio, 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 bacio. In quel giorno, quel 4 settembre del 1977, giorno di mercato, Banut si sposa con Lola. Secondo lui in un matrimonio un po' anticipato. Siamo agli anni 70, avevi quasi 30 anni, sono abbastanza, Banut. Era ora di mettere la testa a posto, far su famiglia ad ogni costo. Il furbetto voleva ancora fare il fighetto. Ma ben presto Diego e Luca hanno messo in piedi un bel siparietto. Banut cambiava pannolini a tutto spiano. E poi dalla stanchezza si appisolava con i bambini sul divano. Sì. Suonava la fisarmonica come un musicista provetto. Lo sappiamo, Lola era talmente felice che alzava il volume ancora di più per creare in casa un clima gioioso e perfetto. Chiamò Kumo, no Lola? La musica ha una grande passione trasmessa anche ai figli. Sax per Diego e fisarmonica per Luca. Ma se ora dovessero suonare partirebbero dei gran sbadigli. Vogliamo però svelarvi un gran segreto. Banut non voleva figli maschi, ma solo femmine per sentirsi di donne al completo. Quando è nato Luca, il pediatra dottor Basso gli dice che è nato un bel maschietto. E Banut gli dice, va in casino, con un abilico sorrisetto. Lo renderanno più felice, anche se non d'accordo, quando nel 2006 nascono le gemelline, le sue belle bamboline. Ancora oggi abbiamo difficoltà a riconoscere Lucrezia da Sofia, ma loro sanno che la colpa è dovuta alla miopia. Un nonno Banut spesso con la cravatta, ben abbinata ai colori della camicia e della giacca. Lo sappiamo bene che Lola su queste cose non è mai distratta. Possiamo dire che lo cura come un fagottino, soprattutto quando prepara quel buon brodino rigorosamente senza ossicino. Per non parlare della squisita pasta ragù, kneedle, bistecca e patate ben abbrustolite, che dopo pranzo però lo portano ad affondarsi sul divano in profonde dormite. È sempre ben sistemato, in ordine, con le scarpe nuove e pulite. E se lo vedete al lavoro, ha tutte le cose sempre ben riunite. Nel suo garage si può buttare la polenta. C'è un ordine maniacale che chiunque si spaventa. Trovi di tutto e sempre ben allineato, in ogni suo spazio ben accostato. Puoi insegnare. Trapani e strumenti nuovi di ultima generazione. Vederlo lavorare ancora oggi è un'emozione. Non gli bastava essere premiato con suo fratello Tite come maestro del commercio per 60 anni di lavoro. Doveva chiedere un altro spazio al Marconi per aumentare la sua vetrina per il decoro.
Lola, disponiamo materassi e vestiti su una maggiore esposizione. Io ho 80 anni, ma mi sento sessantenne, pieno di ambizione. Sessantenne, non sessantenne. Sessantenne. Sei, sei, zero. Sei, zero. Tu, mio sei, zero. Io inizio zero. Tu, un sessantenne, giusto? E noi neanche ora la pensione a 60 anni. Mi è rimasta rassa. Sì, dopo, sì, dopo ce l'ha. Solo per stasera grandi sconti. Dopo tanti anni di lavoro da benzinaio e commerciante, arriva sempre quella data importante e quella che attendono molte persone, l'agognatissima e sudata pensione. Ma con lui non se ne parla proprio di fare niente tutto il giorno. Aderisce a tutte le attività che girano attorno. Lunedì mattina si fa un giro a Udine da Tellini a mangiare giapponese. Fermarsi da Euro Record sembra una sosta ormai palese. La sera un giro di valzer a scuola di danza e giovedì replica sperando di far calare la panza. Se c'è tempo d'inverno, due piste in zoncolan con Oscar, il maestro amico. E una volta, buono pui, fermarsi anche a mangiare due fette di prosciutto da ricco. Ma no, non si può. Niente. Niente, niente. Aspetta la prossima settimana. Dei pantaloni di sci abbiamo ancora però trovato la taglia. Ma con la dieta ristretta che stai facendo adesso, sicuramente riuscirai ad infilare anche la calzamaglia. Se fosse la dieta, Banucchi, il solo problema, da arrabbiarsi direi che non vale proprio la pena. Se siamo qui a festeggiare, questo momento è da ricordare. E se 80 anni ti sembrano tanti, noi tutti te ne auguriamo ancora altrettanti. Adesso è un momento in cui devi essere serio. È ora di esprimere un bel desiderio. Con la speranza che questo compleanno ti abbia reso maturo, ti auguriamo tanta abbondanza ed un grande bocca al lupo per il tuo futuro. Con affetto e simpatia ti auguriamo la festa più bella che ci sia. Grazie, bravo mamma, volare. Brava, brava, brava. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Manu. Soffiare, Manu. Come le volte. Come le volte. Tipo di forza, tipo da stadio. Cioè. Manu, devi fare un discorsetto per te. Discorso, facciamo i prossimi 10 anni. Grazie a tutti, grazie alle minore, siete bravissime a organizzare tutto. Grazie a Tamara, grazie a Laura.
Allora, siete brave. Grazie a loro. Grazie a parete, figli. Una alla volta, non può per tutta sera. È bravo il figlio. La Laura. La Laura. Tutti i parenti. Gli amici assieme tutti. E tutti gli amici sono venuti a trovarmi. Grazie a tutti. È un grazie, lo devo dire anch'io, con tanti anni che vengo su a Paluzzi a cantare. Grazie. Sono contento di aver conosciuto una grande persona. Ecco, perché è un bravo nonno. Bravo nonno, come me. Viva i nonni! Evviva! Viva i nipoti! Dino Lord, no? Ma se riesci! Facciamo un giro di Begin. Stasera